1 milione di euro. Il premio Lombardia e Ricerca è andato quest'anno a un team italo-tedesco di ricercatori sulla sindrome dei bambini farfalla. Ce ne parla Valentina David. Oggi corre e gioca a calcio, ma 3 anni fa, quando è arrivato all'ospedale di Bochum in Germania, Hassan, piccolo profugo siriano, non aveva speranze di sopravvivenza. L'epidermolisi bollosa, la malattia dei bambini farfalla, gli aveva fatto perdere l'80% della pelle. I medici lo tenevano in coma per evitargli dolori atroci. Un chirurgo, Tobias Hirsch, non si arrende. Scopre che in Italia, nel centro di medicina rigenerativa di Modena, si studia una terapia basata sulle cellule staminali epidermiche. Contatta i professori Michele De Luca e Graziella Pellegrini. La pelle di Hassan viene sostituita da quella creata in laboratorio, un intervento salvavita che al mondo non ha precedenti e che vale ai tre studiosi il premio Lombardia e Ricerca, consegnato al Teatro alla Scala. Non era più una prova su un pezzetto, ma era sostituire l'organo più grande del corpo e geneticamente modificato. La stretta collaborazione ha portato a un esito positivo che ci ha dato una gioia che è difficile da raccontare. Oggi Hassan va a scuola, viaggia con la sua famiglia, lo vedo spesso per le visite ed è sempre una grande gioia. La regione Lombardia concede con il premio una dotazione da 1 milione di euro. Che viene investita sul sistema di ricerca lombardo, perché il premio Lombardia Ricerca viene dato a dei ricercatori che poi sviluppano la ricerca sul nostro territorio. Come utilizzerete questo 1 milione di euro? Per andare avanti, sperando un giorno di riuscire ad avere, almeno per la pelle, qualcosa, una terapia per questi bambini.